Buongiorno a tutti voi. Sì, mi è stato delineato un percorso, una carriera alquanto si vede, alquanto diversificata, definiamola così. È una carriera che non ritengo, è una carriera ancora in fieri. Abbiamo parlato in questo caso dell'ultimo passaggio relativo a quella che io amo definire economia immobiliare sportiva, che non fa che affinare il mio percorso. Un termine roboante, che quello di banchiere, in realtà sì, mi sono occupato di finanza immobiliare per tanti anni, ho conosciuto quindi da vicino molti, quasi tutti i player, alcuni di voi li vedo qua riuniti e li saluto, in un percorso che è stato sicuramente interessante da un punto di vista dello sviluppo di quello che è stato il mercato immobiliare a partire dalla fine degli anni 90. L'ultima mia attenzione, come lei ha detto, appunto è quella, abbiamo detto, quella dello sport. Lo sport che, a mio modo di vedere, rappresenta un nuovo segmento di quella che è, di quello che è il mercato immobiliare. Sport che, ahimè, stante la tremenda pandemia che ci tormenta da un po' di tempo e spero terminerà breve, è impossibile dirlo, confidiamo qualcosa d'altro, ma non dobbiamo parlare oggi di questo. Sport che in questo caso, dal punto di vista della concezione che ho sviluppato di impianto sportivo, quale infrastruttura per lo sport, quale nuovo asset immobiliare, può solo, una volta terminati i pernicios effetti della pandemia, tornare allo status quo ante. Una nuova tipologia di asset che per forza di cose non può essere modificata. L'effetto della pandemia non ha fatto che allontanare, ahimè, il pubblico dalla fruizione dello spettacolo sportivo. E sappiamo tutti che le dirette, il 4K, gli effetti speciali, l'alta definizione, non sono che un pallido sostituto di quella che è la fruizione dello spettacolo sportivo. Sicuramente l'introduzione di particolari tecnologie, pensiamo al riconoscimento facciale che in questo caso potrà anche occuparsi in futuro, se permarrà la situazione o le condizioni nell'allevamento della temperatura corporea, la modificazione, l'adeguamento degli accessi affinché siano più ampi e confortevoli, però prevede sicuramente un ritorno alla fruizione dello spettacolo sportivo in strutture di cui abbiamo già qualche esempio, perché qualche percorso di eccellenza è già stato tracciato in Italia. Pensiamo all'esperienza fatta a Torino, pensiamo all'esperienza fatta anche a Frosinone, perché questo aspetto, questo sviluppo della nuova infrastruttura dello sport riguarda tutte le dimensioni, riguarda tutte le visioni, riguarda di tutti gli sport. Io, per comodità esemplificativa, uso il termine del calcio, di cui alcuni di voi sanno essere, io sono un tifoso accanito, ma stiamo parlando di un futuro che deve tornare alla realizzazione di impianti. Ci sono esempi in essere, pensiamo a Cagliari, pensiamo alla situazione di Milano, pensiamo all'atteso recupero di quello che sarà il nuovo impianto di Roma, pensiamo a Bergamo e via dicendo. Abbiamo la possibilità, di andare a realizzare qualcosa che abbiamo già visto ben sviluppato in un percorso virtuoso che è tranquillamente rilevabile a livello internazionale, quindi le buone pratiche che sono state colà sviluppate possono essere tranquillamente trasferite e declinate in quello che è la situazione in Italia. Dobbiamo però pensare alla possibilità di tornare. Ora, qual è il discorso? Sappiamo tutti che gli effetti a livello economico apportati dalla situazione di crisi della pandemia non ha fatto che un gran male a quelli che sono i bilanci delle società sportive di qualsivoglia disciplina, bilanci che erano di per sé già patologicamente sofferenti. È chiaro che lo sviluppo, e qua entra la funzione del sistema immobiliare, lo sviluppo dell'infrastruttura dello sport, la cui aspetto fondamentale è sicura, funzione fondamentale è quella sicuramente della rappresentazione dello spettacolo sport, può essere però anche declinata secondo l'utilizzo dei volumi interni ed esterni degli impianti sportivi con classiche e tipiche funzioni immobiliari. Quindi questa attività che quindi potrà attirare l'interesse di sviluppatori e investitori immobiliari potrà rappresentare forse la chiave di volta per ripartire da una situazione che sicuramente oggi non è
tra le più rose. Non è una speranza, credetemi, non voglio ricordare la frase del sergente maggiore Lorusso nel film Mediterraneo, che ben conoscete, ma la situazione è una situazione che deve per forza spostarsi nuovamente, una volta risolto il problema della pandemia, alla realizzazione di impianti secondo quello che abbiamo visto realizzato negli altri paesi europei. Il percorso è tracciato. E ricordiamoci un altro aspetto poi. Sull'esempio di quanto già verificato in altri paesi, vogliamo citare il caso del Tottenham, quindi ritorno al calcio, a Londra, l'impianto sportivo può anche rappresentare un importante driver, cioè il primo motore di un percorso virtuoso di rigenerazione urbana e può portare quindi alla rinascita e uno sviluppo secondo nuovi criteri di determinati quartieri. Facile in questo caso tornare a parlare di Milano, dove si sta discutendo molto, ma dove di fatto è lì che vinca il migliore, e comunque a prescindere dall'impianto che verrà realizzato, sicuramente assisteremo a un percorso di creazione di un nuovo quartiere che avrà delle caratteristiche di vivibilità e di qualità assolutamente non pensabili di fronte alla situazione attuale. Non voglio però annoiarvi ulteriormente con questi discorsi. Io vi ringrazio Paolo Crisafi e la giuria per l'attribuzione di questo premio, che ritengo essere uno stimolo alla prosecuzione della carriera. Non la ritengo terminata, anche perché c'è ancora tantissimo da fare nell'ambito dello sviluppo dell'infrastruttura per lo sport, e quindi non posso che continuare fiducioso, e quindi non speranzoso, ma fiducioso, che esistano tutte le caratteristiche per poter tornare allo sviluppo di un segmento di mercato che rappresento, come ho detto, ribadisco, essere una nuova attività di futuro investimento per il nostro paese. Un caro saluto a tutti voi e grazie ancora.